Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono DuelTube Channel e inizio subito con l'introduzione perché io sono un amante quasi feticista dei contesti e mi piace che voi sappiate perché faccio le cazzate che faccio. Anche perché sono un po' divertente sentire io che racconto la storia. Allora, ho una lista delle cose da fare. E tra queste cose da fare c'è riprendere a fare video, perché voglio riprendere a fare video, mi piace fare video, mi piace parlarvi, raccontarvi le cose e spiegarvi perché una carta mi piace più di un'altra o perché una miniatura è più bella di quell'altra, vorrei giocarne tre copie. Ma per la prima volta in tipo 20 anni da possessore di computer portatili ho fatto cadere nel sonno il computer. Più volte, cioè tipo due, forse cioè due e mezzo, la terza era semplicemente un trasporto dal letto al tavolino che è finito molto male. E vabbè, long story short, sono senza tastiera, che è un pezzo molto importante per un computer, sia fisso che portatile, ed è un pezzo altrettanto importante per uno che tipo si scrive i copioni dei video quando non ha voglia di mettersi davanti al cellulare a raccontare le storie così. Quindi non voglio finire la frase, ma fortunatamente, siccome sono anche bravo nei piani B, mi ero sempre riproposto di avere tipo dei video da fare in cui semplicemente potevo mettermi qua davanti a raccontare e gli altri magari farli con un po' più calma e più bestemmie. E uno dei video che avevo intenzione di fare e di portarvi, che è quello che state vedendo, era un pochettino il racconto del perché ho smesso con Yu-Gi-Oh! Per passare a Magic e perché ho smesso Magic per passare a Warhammer. C'è un sacco di motivi in realtà, un po' il gioco, un po' i soldi, un po' il tempo, un po' è la vita, un po' ho tirato un dado ed è venuto fuori quello. No, che quest'ultima no, ma volevo raccontarvi un pochettino questa cosa, anche perché è uno di quei generi di video senza script in cui io vi racconto una cosa senza volervi necessariamente guidare verso un'illuminazione finale, senza volervi dire no, mi piace di più questo perché sì, o preferisco quell'altro perché no. È semplicemente io che vi racconto una cosa e mi aiuta anche a me a mettere un po' giù insieme i miei pensieri e alla fine dire ah, ah. Quindi chissà quanti ha tireremo alla fine di questo video, ma prima di iniziare con la storia, a parte i classici mi piace, condividete, mi raccomando, voglio solo comparire su più schermi possibili a raccontare le mie storie, a far vedere le mie cose. Ditemi una cosa, si sente ancora che sono tanto tanto tappato con il naso? Perché io mi sento ancora abbastanza tappato con il naso, ma volevo tanto ricominciare a riprendere, a fare i video, tutto quanto. Quindi, boh, mi farete sapere questa cosa. Detto questo, si parla di cazzo, ormai una ventina di anni fa, quando iniziai a giocare a Yu-Gi-Oh! Con un mio compagno di classe a scuola e con mio fratello a casa e trovai il classico fumetteria barra negozio di giochi di carte acquisite nella mia città a relativamente tipo 15 minuti di autobus da casa mia, che essendo che era una cosa abbastanza figa. Da lì ho cominciato non solo con l'irrefrenabile vizio delle bustine, delle carte e di tutto quanto, ma anche un pochettino a entrare nell'ambiente del gioco un po' meno casuale e più organizzato, perché andando semplicemente a giocare con le altre persone, con magari un differente power level rispetto al mio, il semplicemente saper usare quelle due figurine vaniglia che avevo trovato dentro lo starter deck di Yugi, magari non era più abbastanza e potevo aver bisogno di usare, non lo so, una o più copie dell'ultima non comune forte trovata all'interno dell'ultima bustina comprata, per esempio. È un po' perché, diciamocelo, giocare con tante persone diverse è più bello. È anche più brutto perché potenzialmente le persone possono essere orribili, ma allo stesso tempo è anche più bello perché anche se la persona è orribile, tu comunque hai vissuto un'esperienza, hai fatto un qualcosa.
una delle cose che mi è rimasta più impressa della mia esperienza giocando a Yu-Gi-Oh! È la lezione di vita barra rimpianto, tra virgolette, di non aver sfruttato, diciamo, la possibilità di darmi al gioco competitivo organizzato più di quanto volessi, perché all'epoca ero giovane, ero povero, avevo poche disponibilità di andare un po' in giro oltre determinati posti a fare il torneo più grande, e alla fine, quando ci muovevamo per eventi del genere, a meno che non fosse tipo i nazionali, che magari facevamo macchinata insieme per farci il come si chiama, il weekendino, tipo all'epoca si facevano a Rimini questi eventi, il weekendino a Rimini per giocare con le figurine, per stare insieme, per andare in spiaggia, roba così. Quando eravamo in due, eravamo già un gruppo bello, bello corpulento. Quindi il mio rimpianto è stato semplicemente quello di dire: c'è stato un passaggio in cui io ero nato come amante e estimatore del Mago Nero. Io volevo giocare il Mago Nero, dal Mago Nero sono passato agli incantatori perché mi piaceva la loro strategia, ok? E erano venute fuori delle carte di supporto sinergiche con loro, facevano le loro cose. Bellissimo, mi piaceva un sacco, avevo un sacco di strategie con cui potrei parlarvi per ore anche adesso, ma il punto è che c'è stato un periodo in cui ho detto: vabbè, oh, sono 12 ere geologiche che ho giocato sempre lo stesso mazzo, ho le figurine per farmi 18 milioni di altri mazzi, mi monto pure quelli e inizio a giocarli. Erano mazzi da meta, più o meno meta, tier 2, 1, anche belli, belli importanti. E ricordo averci fatto tipo una stagione invernale da un settembre, un gennaio, una roba così. Mamma mia! Cioè, era stato completamente cambiare un mondo. Giocare competitivo era veramente tutto un altro universo. Anche perché mi resi conto che io sono quel genere di giocatore che vuole sempre avere una sua particolare personalizzazione all'interno del mazzo. Quindi, infatti, preferisco giocare tipo mazzi tier 2, non perché devo dire: ah, conquisto il mondo con il tramutanti o con gli incantatori o con il mazzo schifo merda, ma semplicemente perché mi piacciono le sinergie tra le carte, mi piace la tematicità di certi archetipi, ok? E voglio andare avanti con quelli, voglio fare i miei risultati con quelli. Vincerò i mondiali? No. Vincerò il torneo cittadino? Posso farcela, perché so che posso farcela. Quindi è un po' quello il mio ragionamento. Avevo questo mazzo, Destiny Monarch, che era tipo il top tier del formato, perché pescava come un drago, cagava creature come un assassino e schifo merda cacapupù, ci buttavo dentro. Era l'epoca in cui era quasi appena uscito Ryza, il monarca del vento, ma non era ancora uscito Caius, il monarca oscuro, ok? Ero riuscito a personalizzarmelo come volevo io. Mi ricordo che tipo giocavo la base classica di Hero, quindi col Discommander, Fearmonger, qualche coppia di Dasher, se non ricordo male. Non ricordo se giocassi Light and Darkness Dragon all'epoca, ma c'è questa possibilità. Ok, perfetto. E avevo come trappole tre esplosioni d'ali della Fenice più un'esplosione, no, un come si chiama? Segnale del destino, che era quella trappola che quando ti muore un qualcosa, ti vai a cercare un eroe del destino del livello 4 nel mazzo in meno, lo metti in gioco. E giocavo anche una coppia di Dread Destiny, mi pare che si chiamasse così, comunque metterò le immagini in sovraimpressione, che me la ricordo ancora, Special Summon dal mazzo un eroe del destino che abbia un livello pari alla metà di un eroe del destino nel tuo mazzo. E io lo facevo solamente perché avevo Malicious al cimitero, facevo entrare il Doomguy, Doomlord, non mi ricordo come si chiami, dal mazzo, ti esiliavo una creatura per 2 turni, come nel cartone, te la mandavo nel futuro, e poi lo sacrificavo per farti un Ryza, o magari se c'era una rana degli alberi giù, qualcosa del genere, per farci Light and Darkness Dragon, o il Dark Magician of Chaos, che
cioè, io ero contento. E quando ho preso in mano quella cosa, mi sono reso conto che potevo andare a farla in giro e potevo andare a farla contro persone che facevano la mia stessa cosa, circa molto simile, e capire la differenza, dove cambiare quell'ultima cosa per migliorare quel particolare matchup, per migliorare l'accrocco tra le... Cioè, però ovviamente ero piccolo, ero povero, ero giovane, avevamo poche persone con cui girare e non riuscivo a farlo. E quando ho iniziato a giocare a Magic, mi sono detto, fatti tutti i tornei competitivi che puoi, monetariamente e logisticamente parlando, perché tu vuoi fare quelli. Poi Yu-Gi-Oh! Ho avuto questo piccolo problema che... È stato segnato un cambio praticamente generazionale dall'espansione di Phantom Darkness quando hanno introdotto i cambi di rarità nelle espansioni. Quindi quelli che in Giappone erano non comuni, fortissimi, che potevano essere le basi di mille mila nuovi mazzi, diventavano rare mitiche, ghost segrete da tipo 200-300 euro cada una. E io che i 200-300 euro cada una non li avevo. Sì, insomma, diciamo che ho iniziato a perdere un pochettino il ritmo, seguito anche dal fatto che il mio negozio dove andavo vicino casa, sotto casa, era Caput, il mio approccio a Yu-Gi-Oh! Si è un po' ristretto ed è rinato solo poi ricominciando a giocare su un nuovo negozio che è stato aperto tipo 5, forse addirittura 7 anni dopo la chiusura del primo nella mia città. E dove però si giocava parecchio anche a Magic, e un po' per noia, un po' per alternatività, un po' perché Magic mi metteva davanti a delle strategie e a degli archetipi, anche a delle persone diverse, a una mentalità diversa, mi sono detto, sti cazzi, adesso faccio tutti e due, poi Yu-Gi-Oh! Si è un po' perso per strada. E così sono passato a fare Magic, solo Magic, ed è stato un pochettino il momento in cui avevo iniziato a fare Duel Tube Channel, e quindi il mio canale in cui parlavo di Yu-Gi-Oh! E Magic, e tutte le cose che mi passavano per la testa, si è un po' ridotto in fatto di contenuti, divenendo quello che conoscete praticamente finora, Magic. Solo Magic. E sono stato molto felice di quella scelta perché all'epoca, un insieme di core si sono accroccati insieme, avevo qualche più soldino in tasca, potevo iniziare tipo a prendermi i box interi da aprire, da sbustare, da tirare fuori tutte le cartine belle che volevo, avere più copie di più carte da usare o da scambiare per avere quello che mi serviva, che mi mancava. Ed è stato in quel particolare momento in cui ho iniziato ad avere i primi soldini da parte per usarli come cazzo volevo, per le figurine, per quello che mi piaceva, che sono saltato fuori con il mio primo mazzo veramente competitivo. Era lo standard di Teros, era appena uscita Teros, e avevo montato Jund Aggro. Con tutte le praticamente le fetch, no, le shockland che avevo sotto mano. Praticamente, e tutte le non comuni rapide che erano uscite in tutto quello standard praticamente. Quindi c'era tipo il giullare Rakdos 3-1 rapido, il tritacarne 3-3 rapido Golgari. Giocavo il Rakdos, Crackling Rakdos 1-1 che poteva entrare come un 2-2 e il primo esperimento che entrava ogni volta che entrava qualcosa di più grande si potenziava. Si chiudevano la curva con tre copie di Exava che dava rapidità a tutto quello che entrava con i segnalini e quattro Storm Breath Dragon. Io mi ricordo al primo torneo importante che ho fatto, c'è stato questo povero stronzo con Esper Control che mi parte con terra tappata, Scryland passo, ok, Scryland passo, al terzo turno era morto perché io avevo fatto primo esperimento normale, poi
poi tipo 3-1 rapido, menato per 5, turno dopo altro rapido, menato per 9, il turno dopo ancora altro stronzo rapido, l'avevo mandato tipo a 2, così. Io avevo fatto tipo tutto un torneo così, e c'era questa cosa geniale, fantastica, bellissima, in cui avevo finalmente i mezzi per mettere in atto quello che volevo fare, ok, e ci stavo riuscendo a farlo. Questo è stato il primo fantabuloso torneo che ho fatto, ma poi ne ho fatti anche molti altri in cui ho preso più schiaffi perché forse la strategia non era proprio tra le migliori, forse i giocatori ne erano migliori, ma finalmente avevo più o meno i mezzi fisici per confrontarmi con le altre persone e iniziavo ad avere i mezzi mentali per dire ce la sto facendo. Ho dovuto fare una piccola pausa nella mia narrazione per non fare registrazioni troppo lunghe, per riascoltare un pochettino l'audio. E soprattutto perché avevo onestamente bisogno di svuotarmi le fosse nasali, sono intasato in una maniera esagerata, ragazzi, e ho un po' paura che magari possiate vedere questo video non nel momento in cui lo registro, ma magari tipo un mese dopo, non lo so, tipo a metà giugno, e siate qui a pensare, ma sto stronzo qui è raffreddato, come cazzo, cioè, com'è possibile, come ha fatto questa cosa? E nel mentre mi sono anche pensato un attimo a... Mi sono fermato a ripercorrere il viale dei ricordi e non so bene quanto lungo fare questo video, perché un conto sono io che faccio il vecchio e mi ricordo dei bei vecchi tempi quando gli hobby che mi piaceva fare mi piacevano, o se magari stringere un pochettino e andare un po' al sodo. So che c'è qualcuno di voi che mi piace sentirvi parlare, ma so anche che c'è qualcuno di voi che, anche se gli piace sentirmi parlare, quando il video supera i 20 minuti, io sono tra quelli, gli passa un pochettino la voglia, quindi cercherò magari di andare un po' più sul conciso. Ho fatto diversi nazionali, anche con dei buoni piazzamenti, non eccelsi, ma buoni. Ho fatto diversi... No, Pro Tour, Grand Prix, ormai la terminologia è un po' nebulosa. Ho fatto PTQ, GP Trial, e una cosa che accomunava Magic con Yu-Gi-Oh!, che secondo me è stato anche un buon collegamento sul perché ho perso interesse per la cosa, erano i punti, le classifiche. Hai fatto questo torneo su 4 turni, ne hai vinto uno, però ti sei portato a casa 2 punti che vanno a sommarsi con i 1348 che avevi fatto nelle precedenti puntate e sei arrivato a un totale di, avevo detto 1350 punti. 1350 punti vuol dire che al prossimo no, Pro Tour, come cazzo si chiama? Al prossimo Grand Prix che ti presenterai, avrai le prime due partite, virgola 17 già vinte. Due partite, virgola 17 già vinte significa che a priori, partecipando a quel Grand Prix, avrai già accumulato 700 punti che andranno a sommarsi con quegli altri là, poi c'era la stagione. E insomma, qualsiasi cosa facessi si rifletteva nel mio risultato sul torneo, sull'evento singolo, che a sua volta andava a sommarsi con tutte le altre riflessioni di tutti gli altri eventi singoli per darmi un qualcosa in più. Insomma, riassumendo papale papale in poche parole. Attenzione, perché se c'è una cosa saggia che dirò in tutta la mia vita, sia su YouTube che in generale, probabilmente è questa: ad ogni mio sforzo corrispondeva una ricompensa. Che dire ricompensa magari è un po', ok, forse un po' esagerato, ma io facevo qualcosa
ci mettevo del tempo, delle risorse, soprattutto dell'impegno, e ricevevo qualcosa indietro. Cioè, ragazzi, esiste soddisfazione più grande nella vita? Secondo me, no. Io non riesco a vivere bene sapendo dell'influenza delle mie azioni. E lo dico in generale, come essere umano, ma onestamente anche semplicemente come personaggio creato sempre da me, ok? Per comparire davanti ai vostri schermi. Cioè, io vi racconto questa cosa perché voglio raccontarla e voglio che voi la sentiate e sapere che 100 persone l'hanno sentita e l'hanno apprezzata o l'hanno odiata. Mi fa piacere, mi dà soddisfazione. E se da quelle 100 persone ne saltano fuori anche solo altre 5 che vogliono condividere quello che ho detto o comunque l'idea che ho passato ad altre 5 persone, e io sono felice. Cioè, mi piace dire, ok, ho pubblicato questo video, ho fatto quante visualizzazioni, cazzo che bello, ne voglio di più. Sono contento quando mi apro la finestrella dell'AdSense di YouTube, di Google, che mi dice: hai fatto 100 visualizzazioni, hai guadagnato 3 centesimi. Perché i soldi mi piacciono. E perché il pensiero che faccio dopo è: ne voglio di più? 3 centesimi, no? Adesso ne voglio 5. Voglio arrivare ad avere 200 visualizzazioni, il corrispettivo di visualizzazioni, per dire acquisisco quei 5 centesimi. Adesso, cucciola, boh, non lo so, stiamo parlando di video, mi è venuto l'esempio dei video, ma tornando al discorso dei punti, le soddisfazioni più belle per me giocando a Yu-Gi-Oh! A Magic sono state tipo qualificarmi ai nazionali di Yu-Gi-Oh! Dopo aver vinto più di uno store championship, fare i vari tornei di qualificazioni per tipo i PPTQ per andare allo stadio successivo, e anche se non ci riuscivo, dire: ok, ma ho fatto abbastanza punti per il prossimo Grand Prix di questa stagione, che guarda caso si terrà nella mia nazione, mi dà quei due bye, un bye, che cos'è? Che poi mi porterà ad... Cioè, faceva parte di un percorso che andava avanti e io riuscivo a farlo andare avanti. Poi a un certo punto Yu-Gi-Oh! Ha detto: no, per qualificarsi in nazionali basta presentarsi sul posto e pagare l'iscrizione. Sì, ci sarà ancora il gioco organizzato, ma solo i mega tornei Turbo Power che avete sempre voluto dal Giappone, adesso ve li portiamo anche qui, ma ci sarà solo quello. E sembra una storia già sentita, magari con un altro tipo di gioco di carte acquisite, tipo c'è stato un altro gioco di carte che a un certo punto ha detto: sì, ma il gioco organizzato schifo merda, cacapupù, pensate a giocare tra di voi in maniera non competitiva, in un ambiente completamente diverso da quello che vi abbiamo fatto vivere per i primi 20 anni. Ma sì, vabbè, alla fine gli sforzi non servono a nulla, l'impegno non serve a niente, serve solo che, come dire, ci comprate le cazzo di figurine. E lì ho iniziato a perdere un pochettino di entusiasmo. Poi, se questo mi era bastato a uccidere il mio interesse per Yu-Gi-Oh!, per Magic ci sono andati veramente pesanti, perché non è bastato uccidere il gioco organizzato, o comunque storpiarlo con una certa cattiveria e una passione sadica non indifferente. Espansioni su espansioni su espansioni, che se prima ero disposto a comprare perché facevano
tutte parte di un percorso costoso ma organizzato, che oltre a portarmi da qualche parte mi stava dando, adesso mi stava dando un po' meno, prezzi con cui non si riusciva a stare dietro e un ambiente, insomma, diverso, molto diverso. Uno dei motivi per cui io non è che vorrei smettere di giocare con le figurine, eh? Chiariamo questa cosa. Una delle cose che, per quello che è il media adesso, mi ha abbastanza spento, figurinisticamente parlando, è il fatto che anche volendo non riesco a giocare. Cioè, ho ancora dei mazzi da Pioneer o da Modern. Potrei dire vado in negozio per l'FNM e mi metto a giocarli, ma un po' per il Commander, un po' per i prezzi, un po' per le espansioni, un po' per un sacco di altri fattori, tipo la vita, sia mia che degli altri giocatori, se vado al venerdì sera a giocare, potrei non trovare abbastanza gente per far partire l'FNM. Se vado il venerdì sera a giocare, potrei non essere aggiornato con le ultime 18 miliardi di espansione che sono uscite nelle 6 settimane in cui non ho toccato le figurine. Se vado all'FNM del venerdì sera, beh, mi secca dirlo, ma i ragazzi da me iniziano a giocare tardissimo e io il sabato lavoro e mi alzo anche presto, e in parte non ho più l'età per fare un after così lungo da dire magari riposo il venerdì pomeriggio e sto sveglio tutta la notte per poi andare a lavorare. Un po' semplicemente non ne ho voglia, perché non sono aggiornato, non ho le ultime carte, non so nemmeno quali siano gli ultimi mazzi, e quando chiedo ragazzi ci troviamo per recuperare un pochettino le figurine così capisco cosa devo cercare, cosa devo giocare, come devo fare, eccetera, e la gente non può, perché può non voler giocare, recuperare con me, perché può avere altri impegni, può avere altre cose da fare. E da qui si rientra su Warhammer, che costa un sacco, indubbiamente, ha un sistema di gioco competitivo un po' particolare, ma quando voglio fare una partita la gente al pomeriggio la trovo. Se ho la sera libera, spesso e volentieri una sera libera la trovo, e i tornei, quelli medio seri e seri, dalle mie parti ci sono ancora e sono accessibili. Aio, questo colpo di tosse ha fatto più male a me che a voi probabilmente. E riesco ancora a giocare, e quindi mi sto concentrando su Warhammer ultimamente. Sto comprando le miniature e non le figurine, sto dipingendo le miniature invece che giocare alle figurine, sto cambiando un pochettino anche quella che è la mia programmazione e i miei interessi intorno alle miniature e non più alle figurine, che non vorrei scartare. Anzi, in realtà ne parlavo giusto la settimana scorsa, ma che potrebbero essere mesi scorsi rispetto a quando vedrete questo video, con degli amici. Ci sono dei nuovi formati per Yu-Gi-Oh! E volevo riprenderli in mano perché avrei voglia di giocare i vecchi archetipi di una volta, così, per il puro gusto di giocarli. Vabbè, quelli che volevo giocare io sono un po' ingiocabili in questo momento, perché tipo il mio Piper Chaos, famosissimo Piper Chaos, l'ultimo mazzo che ho ancora completamente montato, non si può giocare in GOT, non si può giocare in Edison, e attualmente non c'è ancora un formato in cui si possa giocare, quindi non posso giocarlo. E tutti gli altri mi sono ritrovato Dmok bannato, Disco bannato, Pescata 1, Malicious a 2, e io sono triste perché volevo giocare con loro ancora una volta. E ho anche fatto un video molto 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 lungo, ma sono contento perché alla fine di tutta questa riflessione che abbiamo fatto insieme, anche se ho fatto io la maggior parte del lavoro,
Penso di avervi spiegato un pochettino quello che è un po' il mio contesto e sono molto felice di questa cosa e penso di poter riassumere e chiudere un pochettino tutto il discorso dicendo che io vorrei continuare a coltivare le mie passioni, ma le mie passioni, e magari in un altro video potremo analizzare i motivi di questa cosa, non mi danno più indietro quel qualcosa che giustificava l'investimento di tempo, risorse e impegno emotivo, chiamiamolo così, che una volta mi davano. Sono cambiate per dei motivi che posso o non posso accettare o comprendere e niente, ora che lo so, lo sapete anche voi. E come dicevo prima, è un video in cui non vi guido a una conclusione, al massimo mi guido verso una conclusione e non so come concludere, quindi commentate, mettete mi piace, andiamo sul classico proprio, guardatevi questo video una volta, due volte, tre volte, magari non necessariamente di seguito, ma ritornate qui più di una volta perché mi piace quando vedete quello che faccio e il mio contatore delle visual sale perché lo avete riguardato dopo una settimana o dopo un mese o un anno, eccetera. È quello che mi dà soddisfazione, quello che mi dà piacere. E continuo a non sapere come concludere questo video, quindi basta, finita così. Ci vediamo al prossimo video, cose varie, scrivete sotto tutto quanto, stato bello, grazie di tutto, alla prossima.